Sai qual è il problema? È che noi siamo così, no? Usiamo delle parole, le usiamo perché le usiamo, ma mica sappiamo la verità. Si ricordi, lo dico ai signori un po' più grandi, quando si diceva, guardo lì, ma mica perché sei più grande, diceva, come va? Sta cosa mi ha angustiato, angustia, tribolà, non si usa più. Hai capito? Dice, ma dai, essi più leggero, si diceva sciallo. Sciallo, che cazzo è sto sciallo? Io pensavo scialla delle cose. Mi dice tribolato, ciao, sta a fare la vita. No, fa quello che ti pare. Una piccola parentesi, a differenza di molti altri artisti, che io non ci sono artista, con me può fare quello che ti pare, può fare video, può fare le foto, poi salire. Lo sai per quale motivo? Lo spiego, signora, perché quello dice, sto pezzo l'ho sentito, allora, 3.000 persone, 8 telefonini, tra mezz'ora, quello che ho detto è vecchio. Di conseguenza, tu vieni qui perché c'è una... Cioè, come si dice? Ci vediamo. Beh, il rapporto umano, mi piace questa ragazza. Di dove sei? Di Caserta? Ma vedi, stranieri questa cosa. Che Caserta? E sta Caserta ci metti... Fa prima arrivare a Caserta che a Montesacro, porco due. No, mo quando la nasci, senza il discorso politico, io scherzo, faccio un discorso generale perché sarebbe suo. Quando mi monta lì a Boccea la funivia. La funivia? Però se abiti sotto, basta lo ski lift, Vigna Stelluti. Arriviamo, non mi ricordavo quasi il giudice. Allora, una mia moglie, lo dico, mo adesso una mia moglie. Ma per parlare devo sapere. Che faccio? Come si dice? Chissà, che impara insegna. Io devo sapere. Guarda, parla più! Ma no, ti spiego il motivo, c'è un motivo. Vado per giudice perché la seconda moglie mi ha denunciato. Vado dalla... Ha denunciato. E me lo merito pure. Perché siccome la sono sposata mi merito la denuncia. Ma pure la sedia elettrica se ci fosse, mi metto... Va bene, uguale, me frega niente, vado lì, ma arriviamo al succo del discorso, perché se vado io dal giudice vuol dire che è sbagliato, perché sono troppo una persona per bene. Però vado lì dal giudice, ho paura. Sai, con l'avvocato e qualcosa, cioè, oh, paura, Io non ci sono mai stato. Ma Dio, stiamo a denunciare perché mi piavi solo di ste cazzate così, va bene. Ci stanno uomini di merda, c'è donne di merda, esiste questo qui, Non è che sono solo le donne o solo uomini, ci stanno le persone di merda, di qualsiasi sesso. Uno ci ha detto, metto seduto, una cagarella, io dico, mamma mia, dico, ma sai, comunque è un magistrato, la testa bassa, carabiniere, giudice, avvocati, una tensione, io poi che sono sempre abituato a di stupidaci, sta zitto, poi io sono di Roma, sta zitto, mi stai a violentare. Se tu prendi un sordo muto di Mantova, è sordo e muto, tu prendi uno di Roma, ogni tanto fa, ma mia madre, lo dice una parola, perché non si può essere sordo. Muto 24 ore al giorno, no? A mia madre! Sempre madre, perché io ho mia madre nel cuore. Metto lì zitto, una paura, ti dico, piazza le Clodio. Giudice, non ti guarda. Ma sai, no. Che ne sai come va a finire, lo sai? Io non ho fatto niente, però sei sempre colpevole, no? Metto là, questo mi fa... A me ci sono sto gna, già mi ha preso un'ansia. E dice, Ah, significa allerta. Cioè, vedo tre mogli. Ho fatto un giorno con il signore, dico sì, perché dico tre mogli. Bene. Però lei un po', diciamola, se la cerca, signor Battista. Parliamo un magistrato con simpaticone da terza media comprata. Mi fa, lei se le cerca. Dico, no, dottore, mi perdoni. Su queste cose non si usa. Dico, io cerco l'amore e chi cerca l'amore lo cerca sempre ad oltranza finché non lo trova. Lui mi ha detto, vabbè, rallenti però. Se no tra un anno mi ritrovo qui davanti un'altra volta. Mi ha detto, c'è una cosa più importante. Comunque è finita la fotografia perché in realtà insomma è stata archiviato perché non ne ho fatto niente.